Grazie di essere qui, grazie di esserci e esservi dati il permesso di dedicarvi questo momento, dedicarci questo momento. Le relazioni continuano nel loro fluire, la vita continua a scorrere, anche se siamo costretti e limitati nell'espressione di noi stessi, almeno fuori. Dentro possiamo continuare ad operare, diciamo, le nostre scelte, ad avere un certo governo di noi. Ed è un po' quello di cui vorrei parlarvi con voi. Io sono Tania Petriccione, rientrata a Bari da 5 anni, dopo 15 anni di milanesità, che mi hanno veramente arricchito e permesso di diventare chi sono oggi, dandomi anche stimoli che ancora devono germogliare per chi sarò domani. Ci sono anche delle carissime amiche, persone, ex colleghe nate in quella cornice, ma poi entrate da subito nel cuore, che oggi sono qui e che ringrazio. Quindi siamo, come dire, in uno spazio dove non esistono confini né territoriali né geografici né di altro tipo. Quello che vi chiedo è di sentirvi a casa, sentirvi protetti, per quanto devo ribadirlo, perché le vostre scelte di condivisione siano sempre consapevoli. Praticamente questo webinar, chiamiamola conversazione, sarà registrata per dar modo anche a chi non ha potuto partecipare e non voleva perdersi il momento di fruirla più avanti. Quindi non vi forzerò a intervenire, a condividere. Quello che mi piacerebbe che voi sceglieste di fare e di partecipare attivamente, come dice un formatore molto più esperto di me, con un cuore grandissimo, mi piacerebbe sapere che lì su quella sedia non ci sono solo seduti bei vestiti, ma c'è un'anima, un cuore, una testa che è presente e attiva qui con noi. E quindi è il noi che ci permette, no, di esprimerci. Con voi vorrò attraversare nei tempi che ci siamo dati, massimo le 17, magari anche un'ora e mezza invece di due, questo tema che è abbastanza importante, cercando di aiutarvi, affiancarvi, portarvi a calarlo nella vostra realtà per uscirne con qualcosa di nuovo. Quando praticamente entriamo in contatto con una nuova conoscenza, diventiamo anche noi qualcosa di nuovo, no? Non è un arricchimento fino a se stesso, è una maggiore consapevolezza che poi nutre la nostra coscienza, che è il governo, il regista di tutte le nostre facoltà. Quindi divento più abile a darmi alla vita, a sentirmi in vita, ad esserci nel modo che è più funzionale per il mio benessere. Quindi parleremo di valori, di doni personali e di come nutrire la vita grazie a questi. Prima ancora di entrare nel vivo, io ho chiesto un altro supporto perché, come dico ai ragazzi, da coach umanista, quando vado nelle scuole o nei percorsi, appunto, one-to-one sessioni di persona, nessun obiettivo, può essere mai raggiunto da soli. Abbiamo sempre la fortuna di avere degli alleati al nostro fianco, basta solo ingaggiarli, individuare come ci possono essere d'aiuto, e lì le persone sono disposte a fare qualcosa per noi, o a volte anche no, ma provare a chiedere non è mai sbagliato. E magari poi si aprono nuovi spazi di riflessione su questo non posso fartelo, posso aiutarti in quest'altro modo. Tutto questo per dirvi che ho chiesto al compagno di viaggio dei 14, Marco Rotella, che è qui presente nella griglia, brutta la parola griglia, in questa rete sociale virtuale, ma che ha degli effetti veri, ho chiesto di portarci a uno stato, diciamo così, se posso permettere il termine, di maggiore centratura, per creare ancora con più facilità quello spazio di ascolto, quello spazio interno, che se non ci permettiamo diciamo, il lusso di avere in questo momento, non ci permette poi di entrare in vera connessione con noi stessi. Marco è un facilitatore della mindfulness e tante tante altre cose,
che adesso appunto, se vorrà, può dire lui, e quindi ci agevola in questa fase introduttiva. Grazie. Allora, va bene, innanzitutto saluto da parte mia a tutti quanti e ringrazio Tania, insomma noi lo sappiamo, cerchiamo nei limiti delle capacità di ognuno di noi e delle possibilità di ognuno di noi di fare della collaborazione un valore dei 14, quindi quando è nato questo input su questa attività di Tania, insomma sono stato molto molto felice di aderire, ma in realtà proveremo a fare insieme una cosa molto semplice, fondamentalmente un piccolo esercizio di propriocezione, diciamo, cioè visto che stiamo parlando di nutrire noi stessi, Tania ha detto perché non proviamo a cominciare a nutrirci da una piccola riflessione sullo stare. E in fondo è stato facile poi il link con la mindfulness, perché in realtà nella sua semplicità la mindfulness è questo. Per chi non la conoscesse, insomma, la mindfulness è un'attività di meditazione, diciamo, in questo senso, e che viene declinata in diverse situazioni, diverse circostanze e diverse opportunità. L'idea di base è quella di aumentare la consapevolezza. Sicuramente quello che... Scusate, mi dice Alessandra che mi si sente poco, non so se gli altri riescono a sentire. Alzo un po' di più la voce, magari così forse diventa più forte. Dicevo, il filo rosso della mindfulness fondamentalmente è una parola sola, che è consapevolezza del sé, quindi di qui è nata l'idea con Tania, visto che lei ci parlerà di nutrirci di noi, fondamentalmente dei nostri valori, dei nostri doni. Allora, quello che faremo, quello che vi propongo di fare, ripeto, è un piccolo esercizio, possiamo dire di fatto di meditazione. Ora, non, è chiaro che la meditazione, ci tengo anche a dire questo, è un percorso, non è un gioco, non è una cosa che si fa così occasionalmente, ma la meditazione è un percorso costante, continuo. Io la faccio per conto mio da qualche anno, in questi ultimi 6-8 mesi ho incrementato e poi da poco, vabbè, come diceva Tania, sono diventato facilitatore di mindfulness, eccetera, eccetera. E quindi è un percorso, certamente non è una cosa che si esaurisce in pochi minuti, però noi adesso faremo questa cosa insieme, che durerà appunto pochi minuti, 3, 4, 5 minuti. L'idea è di appunto di prendere il contatto con noi. Allora, quello che vi chiedo di fare fondamentalmente è molto semplice. Innanzitutto cerchiamo di stare seduti nel modo più comodo possibile. Non è necessario avere una posizione distesa, peraltro, per fare un determinato tipo di meditazione, ma quindi cerchiamo di stare seduti nel modo più comodo possibile e cominciamo. Insomma, appena avete preso posizione sulla vostra sedia, ci prendiamo qualche secondo e poi cominciamo. Allora, chiudiamo gli occhi se questo non ci crea disagio. L'importante è stare seduti in una posizione comoda, con la schiena dritta e poggiata sui muscoli della schiena. Cerchiamo di fare attenzione giusto a non irrigidirci. Ecco, questo è comodi. Se vi viene agevole, chiudiamo gli occhi, io lo consiglio normalmente. Dopodiché seduti comodi. Ora portiamo la nostra attenzione sul respiro. Non dobbiamo cercare di controllarlo e nemmeno di modificarlo. Dobbiamo semplicemente sentirlo scorrere, attimo dopo attimo. Proviamo a sentire il nostro respiro e concentrarci sul respiro. Osserviamo l'aria che entra e che esce dal nostro corpo. Cerchiamo di seguire questo flusso, sintonizzandoci con il ritmo della nostra respirazione, senza forzare nulla, senza modificare nulla. Dobbiamo solo sentire il respiro.
Ci sono vari punti del corpo in cui possiamo osservare il respiro, le narici, il torace, la pancia. Indipendentemente da questo punto di osservazione, l'importante è che manteniamo la consapevolezza delle sensazioni che accompagnano il respiro in un determinato punto del corpo. Se osserviamo il nostro respiro, per esempio nelle narici, sentiamo l'aria che entra e che esce attraverso di esse. L'aria entra nelle narici ed esce dalle narici. Oppure se scegliamo il petto, sentiamo il movimento del torace, l'espansione e la contrazione. L'espansione e la contrazione. Oppure l'addome che si alza e si abbassa. Essere consapevoli del respiro significa semplicemente fare attenzione. Non dobbiamo forzare il respiro in alcun modo. L'unica cosa che dobbiamo fare è quella di cercare di restare consapevoli sulle sensazioni. Se ci accorgiamo che la nostra mente vaga e si è allontanata dal respiro, notiamo dove è andata, osserviamo cosa l'ha distratta e poi delicatamente riportiamo l'attenzione al punto del corpo dove stiamo osservando il respiro. Le narici, il torace, l'addome. Questo è normale. Ogni volta che la nostra mente si allontana, il nostro compito è sempre lo stesso. Dopo aver osservato cosa l'ha distratta, dobbiamo ricondurla con gentilezza e pazienza al respiro. La nostra mente se ne va. E noi la riportiamo con delicatezza all'osservazione del respiro. Restiamo con il nostro respiro, consapevolmente. Con ciascuna inspirazione per tutta la sua durata ed espirazione per tutta la sua durata. Inspiriamo ed espiriamo, come se stessimo cavalcando delle onde, le onde del nostro respiro, che salgono e scendono. Seguiamo il nostro ritmo naturale. Sentiamo il ritmo del nostro respiro, non lo lasciate. Ora con calma iniziamo a percepire nuovamente il nostro corpo nella posizione seduta. I punti di contatto con il pavimento, con la sedia oppure con il cuscino. E continuando a respirare, sempre consapevoli del respiro, appena siamo pronti, apriamo lentamente i nostri occhi. E siamo qui.
Grazie Marco. Ci sarebbe bisogno di un Marco all'inizio di ogni attività sfidante. Ecco. Grazie Marco. Spero anche voi abbiate potuto beneficiare di questo momento di pratica. Io credo sia sempre utile integrare ogni nostro aspetto. Il coaching può molto. Ma lavora tanto attraverso il pensiero per arrivare alle emozioni, ai sentimenti, alla coscienza e quant'altro, ma far lavorare anche il corpo e quindi con un discorso, credo, appunto, da un top, un biofeedback, il corpo quando si rigenera manda nuovi messaggi anche alla mente, quindi è tutto un circolo virtuoso, ogni cellula nostra si riattiva. Allora, con la stessa dolcezza, ci provo, di Marco, cercherò di condurvi in questo tema, importante. Sarà successo anche a voi, magari in questo stesso momento, a me è capitato di dire quanto durerà questo momento. Ho parlato di benefici alla fine, eh? Ma c'è una parte di noi che è figlia dei prodotti che la cultura che noi stessi abbiamo creato ci schiaccia, prende il sopravvento, si impossessa di noi, prende voce e ci fa dire queste cose. Quanto durerà questa parte? Mi scoccerò, mi annoierò. Il prendere contatto con noi stessi non è una cosa facile. Recuperare quello spazio interno, interiore, di dialogo autentico con noi stessi, rientrare in connessione con noi stessi, col nostro vero sé, è una delle cose più importanti e più difficili da fare. Alla base, diciamo, di questo incontro, il concetto cardine, che vorrei da subito portare alla luce è che il fine, credo, di ogni nostro viaggio di vita è quello di realizzare chi siamo, realizzare noi stessi, vuole essere anche l'obiettivo di ogni percorso di coaching, no? Far fiorire la vita che c'è in ognuno di noi. Dentro ognuno di noi c'è un grandissimo, straordinario, preziosissimo, inesauribile, direi, potenziale umano benefico che è ancora inesplorato per molti aspetti, per altri è represso, schiacciato, da delle situazioni che ci hanno fatto soffrire. Allora che succede? Come quando ci fa male un dente, vogliamo subito, come il detto dice, via il dente, via il dolore, no? Smettere di soffrire, levando tutto, senza renderci conto che magari era un'infiammazione della gengiva. E allora chiudiamo dei canali di espressione di noi stessi. Perché da lì è entrato dolore, sofferenza. Succede quando, ad esempio, siamo traditi dall'amore. L'amore è uno dei nostri canali di massima espressione, fa parte del nostro sé più autentico. Se è entrato dolore da quel canale, io sai che faccio? Chiudo quel canale, così non entra più dolore. Peccato che da quel canale io potevo anche produrre delle emozioni positive, star bene, sentirmi bene, essere connesso con gli altri, con me stesso, sentendomi in armonia. Quindi adesso la nostra capacità è proprio quello, come quando Marco ha detto, osservate dove va il pensiero, poi dolcemente, senza giudicarvi, con amore, riportate la vostra attenzione sul respiro. Ecco, noi dobbiamo imparare anche a fare questo su di noi, non giudicarci, ma con amore capire quali strategie stiamo adottando, su quali criteri fondiamo le nostre scelte, prendiamo le nostre scelte, le nostre decisioni. Sono strategie benefiche e funzionali per noi, ci permettono di espanderci, ci fanno sentire liberi, ci fanno sentire bene, in armonia con noi stessi, con gli altri, coesi con quello che stiamo facendo. Sentiamo di star bene, perché il benessere è proprio il nostro essere che sta bene. Sentiamo soddisfazione?
Allora è una scelta giusta, la strategia è buona, è vera, risponde al, diciamo, al nostro sé più autentico, è quella più buona per noi. Se invece sentiamo malessere, se ci sentiamo chiusi, se stiamo tradendo noi stessi, quindi indietreggiando rispetto alle nostre potenzialità, probabilmente dobbiamo rivedere qualcosa. Per portarci alla luce, per realizzare noi stessi, per diventare ciò che siamo, come diceva appunto Nietzsche, diventa ciò che sei, così come anche Jung nel processo di individuazione di ognuno di noi, ognuno di noi vuole portare alla luce se stesso e realizzare se stesso, dobbiamo prima di tutto conoscerci. E conoscere noi stessi, come anche c'era scritto sul ridetto da Platone, eccetera, è un viaggio che dura una vita. È difficile farlo, è difficile perché abbiamo paura di prendere contatto con noi. Ci siamo allenati ad altro, ci siamo allenati a viverci separati. C'è una separazione dentro di noi, siamo in continuo conflitto. E questa separazione ha portato anche a sentirci separati dagli altri. Quello che stiamo vivendo oggi è anche quello che stiamo riscoprendo, porta alla luce la crisi di senso, la crisi culturale in cui siamo arrivati, di una cultura a tratti antiumanista, il cui vero male è quello del sentirci soli, sentirci isolati. Questa è la separazione. Quando siamo separati da noi stessi, siamo separati anche dalla nostra umanità e quindi non solo non siamo più un dono per noi, non siamo più un dono per altri e quindi siamo più che agire d'amore, che è appunto quella vita che scorre dentro, quel sentimento di amore per la vita, del sentirci in vita, del portarla fuori, del diventare creativi, dell'immetterci in un percorso di miglioramento continuo, di esplorazione, di ricerca, di costruzione di nuove relazioni. Che facciamo? Siamo agiti dalla paura. Se non c'è amore, c'è paura. Molti dicono qual è la medaglia opposta, la faccia opposta dell'amore, non è l'odio. Qualche bacio perugina ce l'ha detto, non è l'odio ma è la paura. Quando non c'è amore c'è paura. La cultura egemone ci ha portato quindi con una serie di comandi più o meno impliciti che abbiamo fatto nostri a separarci da noi stessi, a separarci dagli altri. Siamo stati condizionati a sviluppare una sovrastruttura secondaria. Nasciamo con una struttura primaria che è quella dell'essere autentici, spontanei, no? Come i bambini, dell'essere empatici, generosi, di andare con amore, coraggio verso il nuovo nello sperimentarci. E poi invece rispondendo a certi comandi che adesso posso appunto dirvi, ma che viviamo tutti, comandi come il compiaci, cioè soddisfa i bisogni altrui, renditi amabile, quindi soprattutto soddisfa i bisogni di chi ha più potere di te, poi di chi ha meno potere, di chi è più fragile, fai quello che vuoi. Cerca di non sentire la rabbia che ciò ti procura, resta scollato fra te e te. Tieni in te la rabbia, al massimo se proprio la devi esprimere, esprimila contro te stesso, con un senso di frustrazione, un sentirsi in colpa, perché nel momento in cui non ci permettiamo di tirare fuori le nostre emozioni, quell'accondiscendere continuo, quel compiacere, quel dimmi cosa ti devo fare, io lo faccio, ma senza che ci sia il cuore in quel nostro lo faccio, ci fa sentire arrabbiati, in colpa, perché abbiamo tradito noi stessi. Diciamo sì e volevamo dire no. Poche volte diciamo noi volevamo dire sì, ma può essere anche quello il caso. Quindi uno di questi comandi impliciti a cui rispondiamo e che ci condizionano e fanno sì che la nostra natura da autentica divenga incoerente, divenga non più appunto guidata dall'amore, è compiaci. L'altro comando è sii forte.
forte, non puoi farti vedere fragile e non è un'idea solo del maschile. Noi donne sappiamo quanto abbiamo abbracciato e fatto nostro questo stile di esserci nella vita, di incedere. Siamo mamme forti, siamo donne forti, siamo imprenditrici forti, siamo manager forti, siamo compagne forti, il che può essere un bene, nel senso che ognuno, ha dentro di sé la sua unicità, la sua forza, le sue risorse per attraversare, con resilienza, la vita e per oltrepassare addirittura i nostri limiti, diventare trascendenti, imparare. Da appunto dalle difficoltà, dalle avversità, cose nuove a crescerci. L'essere forti, sì, forte, come comando implicito di questa cultura a tratti individualista che ci vuole appunto separati da noi stessi e dagli altri, significa non essere intimo con i tuoi bisogni, non ascoltare i tuoi sentimenti, le tue emozioni, è un più un reagisci al massimo. Ma non ascoltarle, non accoglierle, non cercare di capire, perché se capisci, diventi più forte, acquisisci potere, perché tutte le appunto, discipline sapienziali che ci hanno preceduto dicono appunto che vivere una vita buona, essere felici, per sperimentare la soddisfazione personale e il benessere. Dobbiamo giungere a una verità, alla verità, quello che per noi è giusto, vero. Dobbiamo entrare in connessione col nostro vero sé, dobbiamo conoscerci, dobbiamo praticare le virtù che mettono al centro il bene, ciò che è bene per noi. Quindi questo secondo comando, sii forte, significa alla fine sia domesticabile, cioè cerca di bastare a te stesso, isolati, non chiedere aiuto. È un po' lo spot denim di anni e anni or sono, per l'uomo che non deve chiedere mai, e anche la donna è diventata così. Siamo a tratti tutti così. L'altro comando, l'altro condizionamento a cui soggiacciamo, a volte inconsapevolmente, è il sì, perfetto. Non so se ci sono donne, uomini qui che tendono al perfezionismo. Ci sto lavorando da quando ho abbracciato questa mia terza vita di rinascita, da che lavoravo nell'ambito della comunicazione, della pubblicità, questo perfezionismo, voler essere perfetti. Niente di più sbagliato e sto cercando di virarlo all'attenzione, all'eccellenza, aver cura, di migliorare sempre, continuamente. Tutto è migliorabile. Farò tutto ciò che posso per rivedere il processo, capire dove e come posso migliorarlo, quali nuovi alleati individuare per arrivare un po' più avanti, per arrivarci meglio, meno affannato. E invece ci dicono sì, perfetto, cioè non sbagliare. Per il perfezionista l'errore è irrimediabile. Per chi tende all'eccellenza, l'errore fa parte dell'allenamento, fa parte del miglioramento, perché sbagliando mi rendo conto cosa posso fare di nuovo, di meglio, di diverso la volta dopo. Rivedo delle cose, mi apro alla creatività, a nuove strategie, a nuovi modi di darmi allo stesso processo. E non sbagliare significa anche non errare, cioè non sperimentare, perché se sperimenti fai cose nuove, esci dalla tua zona di comfort, non fai sempre le stesse cose che ti sei allenato a fare e quindi c'è maggior rischio di sbagliare. Se sbagli sei tu sbagliato e quindi significa non crescere, perché se io resto nei confini delle cose, delle attività che so già fare, che ho sempre fatto, nei soliti ruoli e li interpreto sempre allo stesso modo, senza darmi nuovi obiettivi, senza pormi delle domande, beh, come potrò crescere in quei ruoli? Faccio sempre le stesse cose, replico me stessa ogni giorno. E quindi abbracciare, diciamo, questa nuova logica della tensione all'eccellenza
Puoi sbagliare anche tu. Se sbagli, Tania, vuol dire che sei entrata in un nuovo allenamento. Stai facendo qualcosa di diverso. Brava! Lo hai già fatto in passato, quando prima non sapevi fare delle cose. Adesso, grazie a quei nuovi, a quegli allenamenti nuovi a cui ti eri data, sai fare delle cose in più rispetto a ieri. Del resto, se non ci immettiamo i nuovi allenamenti, non possiamo sviluppare seconde nature. Rimaniamo fermi e noi sappiamo che la vita è cambiamento, tutto ciò che in vita si muove e cresce o comunque cambia, nel senso che se non è più in vita muore, e siccome noi siamo in vita, si spera, vogliamo continuare a darci a nuove esperienze, col rischio di sbagliare, di essere traditi nelle relazioni, col rischio di sbagliare partner se ci ridiamo all'amore. Non è un errore, è una nuova conoscenza di noi che non sapevamo prima, di queste caratteristiche di questa persona fanno per me, sono affini al mio modo di essere, di vivere la coppia, queste altre no, non mi permettono di liberare, esprimere pienamente chi sono. Un altro comando è quello di sii veloce, dai, dai, veloce, vai di fretta, perché l'importante è agire, perché se sei impegnato a fare, pensi meno, e se pensi meno, riflettendo meno, non ti poni delle domande utili, e noi sappiamo che le domande utili, quelle potenti, quelle di valore, hanno già in sé il seme della risposta. Fermarsi a riflettere su, ma sono proprio io? Quello che ha preso quella scelta, mi riflette quella scelta? Che vita sto facendo? Sono soddisfatto? Questo obiettivo che mi sono dato mi appartiene? Mi soddisfa? È un obiettivo che ha un cuore, che pulsa, che è importante per me raggiungere, o lo sto raggiungendo per avere il riconoscimento, per essere apprezzato, per essere amato? E quindi anche questo del sì veloce è un altro condizionamento a cui soggiaciamo. Un altro, adesso sii forte, sbrigati, sii perfetto, compiaci, niente. L'ultimo è sforzati di fare tutto questo, mi raccomando, sii dipendente da questi comandamenti, non distrarti, perché tu sei un oggetto che deve funzionare bene, e se soddisfi questi comandamenti, si diventano dei comandamenti, questi comandi, funzionerai bene, ti puoi integrare. Ecco cosa ci viene promesso. Ci dicono, se tu ti adatti a questa cultura, puoi appartenere, potrai essere amato, ti vedranno, non ti considereranno un divergente, un disadattato. E così noi sacrifichiamo la nostra libertà di essere, di esprimerci, di esprimere noi stessi pienamente, con questo desiderio da cui siamo sempre attratti tutti quanti, perché vogliamo essere amati, di appartenere. Quindi per evitare la morte sociale, perché se io non appartengo a qualcuno, a qualche gruppo, se non vengo visto compiacendo, facendo come gli altri fanno, mi faccio vedere forte, indosso una maschera, andando di fretta, sono sempre indaffarato, se non faccio così non vengo visto, muoio. Quindi sacrifico la mia libertà di pensiero, di essere, di espressione, per evitare una paura più grande che è la morte sociale. Quello di non essere amato. E come facciamo a fare nostri questi comandi, questi condizionamenti? Com'è che ci fanno realmente arrivare a essere sconnessi con noi stessi e con gli altri? Sono tutti quei devo e non devo, posso e non posso, che ci diciamo implicitamente ogni giorno. Più avanti vi chiederò di riflettere sui vostri valori, ma una volta individuati i valori tocca realizzarli, perché se no restano un'ideologia astratta, un qualcosa che sono contento, no, di avere dentro di me,
nello spirito, ma che poi non pratico nella vita, non si sono tradotti in scelte, in comportamenti, in azioni, in relazioni, in modi di essere, di saper essere. Quindi quante volte abbiamo dei valori molto belli, dei valori è qualcosa che aggiunge valore alla mia vita e anche valore alla vita di un altro. Io dentro di me nutro la convinzione che sto portando avanti dei valori perché li sento miei, però poi ho quei limiti che mi do di posso, non posso farlo, devo farlo, non devo farlo, mi condiziono nell'espressione di me e quindi non mi permetto di esprimere liberamente ciò che sento importante per me, di realizzare quella cosa lì. Ad esempio, accade quando appunto anche nei percorsi di coaching risaliamo ai valori, allora uno dei valori è l'integrità. Mi piace essere integra, onesta, autentica, vediamo nei vari contesti, no? Allora l'integrità nei vari contesti, nel lavoro. Qualcuno che vuole intervenire? Vivi e sorridi? No, se volete intervenire, intervenite. Allora c'è la voglia di essere autentici e poi dici, ah, quindi nel lavoro lo esprimi, come lo esprimi? Beh, nel lavoro non è che si può dire proprio quello che si pensa, poi le relazioni professionali non sono come le relazioni amicali, non si può essere sinceri fino in fondo. Vedete quanti i devo, quanti non posso, devo mantenere dei confini, no, nelle relazioni professionali. Non posso essere autentica fino in fondo, è il valore dell'integrità e dell'onestà è già giocato. E quindi fa riflettere la persona su perché devi o non devi essere autentica, cosa te lo impedisce e cosa succederebbe se ti permettessi di essere integra, di essere onesta, di dire quello che pensi, perché non sappiamo governarci, perché o te dico la verità, ma tutta, la verità sui denti, come la chiamo io, quella senza amore, che te la lancio addosso. La verità è una cosa bella, essere onesti, essere trasparenti, essere un tutt'uno, lineari, tra quello che penso, quello che dico e quello che faccio. Una cosa bellissima, chi non vorrebbe avere un partner autentico o un amico autentica o un compagno di lavoro, insomma l'autenticità credo sia uno dei doni, delle qualità con cui vogliamo sempre essere in contatto, che ci fa vivere bene anche a noi, quando appunto qualcuno ce la dona, no? E ci stimola, ispira a farne dono altrettanto per quel sistema di diciamo di reciprocità nelle relazioni, se sei gentile riesco a essere più facilmente gentile, eppure non riusciamo a esserlo perché o lo siamo in non a beneficio dell'altro, oh, te l'ho detto, adesso sai che ti dico che tu sei tu, non era integrità, ma tu hai detto una serie di giudizi, ecco che esce non la qualità umana dell'integrità, della sincerità, ma sempre la maschera che aggredisce. Ti giudico, ti sto giudicando perché tu sei, perché tu non sei, perché io vorrei che tu fossi, perché tu invece sei, e quindi l'altro è sbagliato. In un modo o nell'altro stiamo sempre in relazioni non autentiche di amore, ma in relazioni di conflittualità, di potere, di controllo. Il potere o lo consegniamo all'altro e ci sentiamo più piccoli, oppure lo prendiamo noi sull'altro e lo facciamo sentire piccolo, inferiore. Ecco quindi anche come questa deriva di questa cultura egemone dell'individualismo, della separazione, del pensare al proprio orticello, ha inficiato tutto, a cascata dalla politica a tutti i livelli della società ed è entrato nelle relazioni d'amore. Sì, perché le relazioni d'amore che dovrebbero essere fondate sul rispetto, sull'autenticità, sulla reciprocità, sul ti amo per come sei, non per come vorrei che tu fossi o per l'idea che mi sono fatta di te.
Ho visto le tue ombre e anche le tue luci e ti aiuterò a sviluppare le tue luci per superare le tue ombre. Cresceremo insieme e lo farai anche tu con me. E questa è la progettualità, di creare qualcosa di bello insieme mentre insieme ci teniamo per mano e cresciamo, vero? E invece diventano anche lì relazioni di potere. Chi è più forte? Chi riesce a vincere sull'altro per la soddisfazione dei propri bisogni, allora vedi che inizia l'idea del ho sbagliato persona, semplicemente perché non corrisponde più all'aspettativa, a quell'ideale di persona. Ecco che ripensare a sé in termini di valori significa andare in una direzione di realizzazione del bene, di ciò che è il mio bene, ma anche di ciò che è il tuo bene. È un bene più ampio che include anche il mio, perché io posso realizzare me stesso senza schiacciare te. Io posso arrivare a sentirmi felice di una felicità piena, interiore, quella che veniva definita da Seneca, praticamente eudaimonica, cioè del demone buono, quella soddisfazione intima di sapere che sto perseguendo delle cose importanti per me, che valorizzano le mie qualità, che sto portando alla luce tutta la mia bellezza, senza con ciò rendere te infelice. Ma, come dice anche Papa Francesco, che senso ha, sentirci restare sani in un mondo malato? La felicità è vera solo se condivisa, dice anche un film Into the Wild, ma non solo in quello. Non possiamo essere pienamente felici se non sentiamo che in quel processo di realizzazione di noi stessi stiamo contribuendo anche alla creazione della felicità altrui. Potrò dire che sto realizzando me stesso e quindi sto portando alla luce le mie qualità umane. Nel momento in cui io faccio dono anche a te della mia bellezza, nel momento in cui con il mio passaggio nella tua vita, anche solo con un saluto nella tua giornata, entro nella tua giornata con un saluto, io quella giornata tua l'ho arricchita. Come ho inciso nella tua giornata? Positivamente ho usato le mie qualità umane. Bene, anche a tuo favore. E allora sto perseguendo un bene più ampio, che non è solo il mio bene. Quindi, diventa ciò che sei, non significa sì ciò che sei, perché l'essere umano è un essere ancora in potenza, dobbiamo ancora diventare, attualizzarci, siamo in continuo divenire, è una scoperta continua quello del conoscerci. E quindi diventa ciò che sei significa è una sorta di abbi fede che in te c'è qualcosa di estremamente bello, che in parte è già venuto alla luce, che in parte stai già utilizzando nel senso buono, stai mettendo a favore tuo per rendere la tua vita ancora più soddisfacente e piena, e anche a favore degli altri, la gentilezza, il coraggio, ma sono sempre tutte potenzialità relazionali, si esprimono nelle relazioni, vanno anche a favore dell'altro, ma in parte quel nostro potenziale è ancora inespresso, è tutto da scoprire. E quindi è la differenza tra ho desiderio di coltivare il mio essere e non puntare più all'avere. E questa idea di benessere che mi sono costruita è un benessere appunto interiore, è un realizzare me stesso, è un star bene, è un avere. Sto bene quando ho degli amici di un certo tipo, sto bene quando ho un lavoro di un certo tipo, sto bene quando raggiungerò quell'obiettivo, quando mi entrerà quel cliente, quando sarò amata in un certo modo. Ecco, la differenza tra questa concezione di benessere che è sull'avere è tutto sull'esterno, una felicità esterna, è qualcosa che ci deresponsabilizza, è qualcun altro che ci dovrà rendere felici, è una condizione esterna. Beh, partner, se tu non sei perfetto, mi stai rendendo infelice. Io voglio stare bene,
voglio avere un partner di un certo tipo, rendimi felice, cambia, fai qualcosa. Tu amico, non è che vai proprio bene così. Per favore, fai qualcosa di diverso per farmi star bene, altrimenti non potrò continuare a coltivarti. Devo pensare a me, al mio star bene. E ugualmente il lavoro perfetto o il lavoro che deve darci soddisfazioni. L'essere invece, rientrare in contatto con se stessi, coltivare il proprio essere, andare alla ricerca del proprio, di questa felicità intima, interiore, che dipende da noi. Coltivare l'essere ci responsabilizza, perché noi siamo chiamati in causa, nel senso siamo i protagonisti attivi nella ricerca quotidiana di nuovi allenamenti che ci aiutino a portare fuori quello che siamo, quello che ancora non abbiamo utilizzato, delle risorse nascoste, inesplorate, che escono fuori nel momento in cui ci confrontiamo con nuove sfide, nuovi obiettivi, quando ci immettiamo in nuove relazioni, quando ci permettiamo di sbagliare e quindi ci sperimentiamo nella vita, quando restiamo in vita. Quindi sperimentare il vero benessere significa coltivare il nostro essere e continuare a farlo fluire, dargli il permesso e la possibilità di esprimersi, farci guidare da questo sentimento di amore per noi stessi, della vita che c'è in noi e anche della vita degli altri. Se c'è una cosa che mi piace da morire del metodo di coaching umanistico che ho abbracciato 9 anni fa, in questa nuova scelta di cambio veste, scelta di vocazione, sicuramente è questo concetto che è alla base la sacralità della vita. La vita è qualcosa di sacro che va difesa quando è minacciata, che va sviluppata, che va fatta fiorire. La vita umana è una cosa che riguarda me e riguarda altri. Se io già solo mi faccio guidare da questa idea che è un valore, la sacralità della vita, beh, io mi darò in tutt'altro modo anche alle relazioni, perché non entrerò con l'idea di confliggere, di competere con te. Non vorrò essere il più bravo. Cercherò di rispettarti perché mi rispetto e so che ti darò quelle stesse cose che vorrei ricevere da te. Rispetto alla tua unicità, rispetto alle tue qualità, le tue doti, le tue caratteristiche. Quindi, continuando questo percorso, diciamo, di riconnessione con noi stessi, per avviare questo percorso di connessione con noi stessi, la prima cosa che ci viene chiesto di fare è, prima di tutto, di essere coraggiosi, di non portare avanti dei copioni. Questi copioni di sii forte, compiaci, vai di fretta, qual era l'altro, sii perfetto. Uscire da questi copioni per creare dei copioni nostri, in base a quello che noi sentiamo essere vero dentro di noi, in base a dove ci porta la nostra natura. Ognuno di noi ha un compito, no? Da sviluppare. Una missione da portare avanti in questa vita. Tanti ce l'hanno detto, anche diciamo quella che è la vocazione, lo scopo da raggiungere, di Viktor Frankl. No, ognuno di noi ha bisogno di dare un senso a questa vita. E questa vita per noi un senso e vale la pena di essere vissuta nel momento in cui andiamo alla ricerca del nostro perché. Qual è il compito del mio essere qui oggi? Sono venuta in questo mondo per portare cosa nella vita degli altri? Gentilezza? Energia? Vitalità? Coraggio? Empatia? Ognuno attingerà al proprio tesoretto interiore. Ecco perché dobbiamo conoscerlo. Perché poi saremo noi a scegliere cosa mettere al centro della nostra vita e come impattare nella vita degli altri. E arriveremo man mano, spero, un pochino di più
che è una semplice riflessione, anche diciamo in questa individuazione nella vita di ognuno di voi. Io voglio sapere, vi chiedo, siccome entro in un flow di contatto poco a livello oculare, vi vedo, ma non so se siete dei vestiti sulla sedia o se ci siete ancora, siete presenti a voi stessi, se vi ho perso. Sì, grazie Tania. Come state? Scioccati, confusi, felici, solo confusi? Potete anche intervenire, grazie se intervenite, se è emersa una riflessione, se Tania, quindi stringendo, ecco Sì, Tania. Allora, la. io infatti invito chiunque a intervenire adesso. A me sorge, credo, spontanea una domanda un po' a tutti. È chiaro che ci stai pian piano avvicinando un po' alla risposta, perché è chiaro, ecco, e soprattutto questa mia riflessione è valida in questo periodo dove siamo appunto reclusi, no? È molto difficile riuscire a scendere nel profondo, a restare collegati col proprio vero sé e interrogarsi sul proprio scopo di vita in un momento in cui attorno a noi c'è un clima di angoscia, di paura. Quindi io ho provato in questi giorni a interrogarmi come fare e una mia mezza risposta ce l'avrei, però in realtà io adesso sono intervenuto non come moderatore, ma come curioso, cioè voglio fare una domanda a Tania. Come pensi che si possa fare, soprattutto in situazioni difficili, a tirar fuori i propri doni interiori, i propri valori e riconnettersi col proprio scopo di vita di cui hai appena accennato? Quindi vorrei una tua risposta su quello, quella anche dei partecipanti, possibilmente. Quindi mi prenoto timidamente per questa mia domanda. Avanti gli altri. Hai già fatto, no? È quella che hai fatto la domanda. Sì, Cioè, è hai questa qua. fatto e poi ti sei prenotato. Sì. Molto bene. Allora, grazie, Davide. Allora, diciamo che è proprio in momenti come questi, di crisi, dove il sistema. Tania, perdonami. Scusami Tania, sono Roberto. Ciao, Roberto. Ciao, ti chiedo scusa. Siccome ho visto che c'è qualcuno che vuole intervenire, ma non riesce ad accendere il microfono, Ah, ok. allora, ecco, appunto, spero che ci riescano. O comunque volevo chiederti se al limite accogli qualche altra domanda e poi rispondi tutti insieme. Ma comunque Brava. decidi tu, Posso? Angela Posso Giorgio, fare? sì, Oh. prego. Ciao. Allora, la mia domanda è questa. Fermo restando che ognuno di noi ha la sua consapevolezza, quindi magari c'è chi ha compreso perfettamente quell'invito che tu hai fatto, però mi faccio un'altra domanda. Ok, io ci sono, ma questo chiaramente nel rapporto di coppia o comunque di amicizia, insomma, un rapporto, cioè sì, ok, io faccio tutti gli sforzi, ci sono, diciamo, fra virgolette, illuminata, ecco, diciamo io. Però poi alla fine, quando l'altro, perché tu hai parlato di progettualità, di crescere insieme, e se l'altro comunque risponde sempre picche, oppure ti dà la risposta positiva solo nel momento in cui tu ti predisponi positivamente, cioè alla fine sembra come se io dal mio mi devo mettere sempre in, come posso dire, in apertura, devo essere sempre in questa situazione, in questa posizione, solo così ricevo risposte dal fuori. Se io per caso in qualsiasi momento, un giorno, sono contrariata o comunque magari ciò è, automaticamente intorno è chiuso, si alzano tutti i muri. Quindi voglio capire, alla fine siamo sempre noi che dobbiamo aprirci e forse gli altri rispondono. Ecco, punto, fine, ho finito. Io preferisco, se a voi va bene, Più. rispondere real time, diciamo, non accumularle. Non, Certo, se no ti dimentichi quella successiva e quindi la precedente. ma preferisco rimanere nel vivo se poi c'è anche non so, un botta e risposta successivo. Allora, le difficoltà e le domande che
vi siete fatti voi, sono domande che ci facciamo tutti noi, non perché siamo coach o lavoriamo nell'ambito della crescita e sviluppo personale, abbiamo tutte le risposte, magari siamo limitati e perfettibili come tutti, a differenza di molti abbiamo il desiderio di superare i nostri limiti e la certezza, perché è una fede assoluta, che ci riusciremo. Ed è quello che trasferiamo anche agli altri, no? E che fai? Te fermi sul più bello? E no, proprio dopo l'angolo avresti visto la magia accadere. Allora, riprendo da Angela e poi arrivo da Davide. Angela, l'hai detto tu in premessa e sono più illuminata. Molto bene, Angela. Te lo sei scelto un uomo che era per te. Ti ha attratta, vi siete trovati su vari fronti e meno illuminato di te. Se tu entri nella logica vorrei che tu diventassi, fossi come me, o più o meno, entri in quelle le relazioni che replichiamo anche fuori di casa il più delle volte, o da cui ci troviamo di doverci difendere, no? Mi devo difendere dall'altro che mi aggredisce, o fuggo o faccio la voce più grossa, perché tu a me così non me lo puoi dire, tu limiti a me la libertà e il potere, sono io che lo limito a te, e si entra in quella conflittualità, chi è il più forte, chi ha più potere, dove uno è sopra e uno è sotto, a volte si è sopra, a volte si è sotto, a seconda del pescetto piccolo, del pescione grosso con cui ti confronti, no? E su che contesto. Quindi la domanda è, sai, hai questa consapevolezza, io ci sono, io sono, hai detto, come la vuoi usare? Sta a te. Cosa ne vuoi fare? Sta a te. Se hai abbracciato una logica di bene, ok? Sei uscita dalla logica della cultura egemonica che fuori della tua casa ti vuole con vita mea mors tua, nemico fino a prova contraria, logiche di conflitto, di competizione, di potere, di controllo sull'altro. Ecco, se almeno a casa tua vuoi creare un sistema ecologico dove tu puoi allenarti per poi uscire da casa tua ed essere quella nuova versione di te anche fuori, perché ti sarai rafforzata e saprai anche resistere alle tentazioni di cedere alla cultura e ai condizionamenti, perché sei più libera nel pensiero, nella scelta, più lucida, più consapevole. Beh, tuo marito è un grande allenatore per te in questo momento, di rafforzare questo tuo credere che c'è un'alternativa possibile di starci nelle relazioni. Sei tu che lo puoi ispirare, sei tu che lo traghetti, lo alleni, ma non perché lui debba diventare, tu sei un'opportunità per lui. Perché prima di tutto, il come tu scegli di relazionarti con lui deve soddisfare prima di tutto te. Devi sentirti bene tu in quella scelta, e quindi ti dico subito, quando è che ti senti bene? Quando appunto sei soddisfatta e sei orgogliosa di te, di ciò che hai messo in atto, in campo di te, di ciò che hai scambiato nella relazione. Quando senti malessere, senso di colpa, insicurezza, rabbia, frustrazione, stai sicura che non hai portato avanti la tua verità per una logica di strategia. Ma se io non lo faccio, lui lo fa? E quando lo fa? E come lo farà? Per me non gliela fa. E dopo che hai scoperto che non gliela fa, che fai? Che scelte prenderai dopo? E ti ho perso, ecco, sei qui, capelli felici, capelli belli mi stava venendo, capelli felici. Alessandra, mi sono ricordata che ha detto questo. Quindi è... essere illuminati significa veramente entrare nel pieno governo di sé, essere padroni di sé, aver accettato che dentro di te, anche dentro di te, ci sono parti che tu vedi in tuo marito e che non ti piacciono e che tu, se vuoi, puoi portare fuori. E che quando le porti fuori, se prima la distanza era così, può diventare così. E lo sai fare. Hai visto cosa hanno prodotto quelle strategie? La domanda è,
Sei soddisfatta? Ti fa star bene arrivare qui? Vuoi ancora allontanarti di più per vedere fin quando resisto? Fin quando resiste? Ma è quello. Adesso ti riporto Gandhi, eh? Sì, il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Non è che noi facciamo una cosa perché vogliamo portare l'altro a fare altrettanto. Perché per te quella è la scelta più giusta che ti senti di prendere, vuoi prendere nel rispetto della tua natura, del tuo sentire, della tua coscienza, della tua consapevolezza, della tua autoconoscenza. Tu sai di quali parti sei fatta e sai quale parte è opportuno agire per stare bene in una relazione. E sai anche che se agisci delle altre parti, sai dove ti porteranno. Quindi, Angela, io non so se ti ho risposto, spero di sì. Dimmi, dammi un cenno, dimmi, che te ne fai con questa risposta? Angela offline. Sì, ci sono. No, non sono offline, sono qui. Sì, comprendo perfettamente, lo so. Cioè, è chiaro che sono conscia del non lo chiamo potere in senso far soccombere l'altro. Parliamo di potere come autoconsapevolezza, in quel senso, quindi conoscenza di sé, consapevolezza piena. Il discorso qual è? Che ci sono dei momenti in cui uno si stanca, no, di questa piena consapevolezza, nel senso che sì, ok, io sono consapevole, sono brava, tutto quello che fa, sono forte, nel senso forte sempre di... E quindi sono conscia che il mio essere cambia, cioè non cambio io, il mio essere cambia lo stato delle cose, cioè se io agisco in piena consapevolezza di me e quindi nel senso di aver compreso la mia illuminazione o comunque l'illuminazione in genere, io ho il potere di cambiare lo status, le cose, ok? Questo è sicuro. Il problema però è io in prima persona, io lavoro per questo, cioè alla fine uno poi lavora, cioè capito? Ci sono dei momenti in cui tu senti il peso di questo, perché io chiaramente non è che nasco in questa maniera, è un esercizio che faccio su di me costante, tipo mindfulness, cioè io sono lì che lavoro non contro di me, contro la mia natura magari istintiva, i capelli ricci per dire l'irrequietezza. Quindi ci sono dei momenti in cui io devo lavorare doppio per consentire a me di avere quel potere così di luce, diciamo, chiamiamola luce se vogliamo, e quindi chiaramente io fatico, ci sono dei momenti in cui io mi affatico. Allora io dico, è sempre così, faremo tutta la vita. Ma l'hai provato a chiedere a chi? L'hai provato a chiedere all'interessato senza andare con... Non parlo solo del marito, parlo delle relazioni in genere, anche con i dipendenti piuttosto che con amicizie, capito? Allora ci sono delle cose che tu capisci, allora ci sono dei momenti, dico per dire nell'amicizia, no? Allora io capisco, adesso sono consapevole che se io telefono o chiamo, la persona risponde, se io non chiamo, l'altra non chiama, faccio per dire nell'amicizia e nella relazione normale. Consapevolmente capisco che magari la persona non sente la necessità di avere la mia telefonata o di parlare con me, ok, e quindi io aspetto, no? Ma non mi metto in aspettativa, attenzione, mi metto in quello status che capisco che l'altro ha il suo spazio, ok, e così dura. Quindi io consapevolmente capisco questo, capisco i tempi, capisco tutto. Dopodiché praticamente torniamo all'inizio della relazione, no? Quando tu hai detto ci si allontana, le relazioni secondo me tendono a diventare individuali, cioè tendono, si impoveriscono, no? Ci si separa proprio, si è isolati. Sì, cioè, ci si allontana, diventano diradanti, come posso dire. Allora tu impari, poi torniamo, a
stare con te stessa, molto con te, molto da sola, molto sicuramente in piena consapevolezza di sé, ma soprattutto proprio con se stessi. Cioè, alla fine tu dici, non dico stiamo da soli, ma impariamo a stare sempre di più da soli e a trovare in questa, chiamiamola fra virgolette, solitudine. Trovare, come posso dire, il modo di star bene. È un bastare a se stessi? Ma non lo chiamo un bastare a se stessi, cioè un saper stare con se stessi. Cioè, Va bene, allora ragazzi, mentre fate questo ping c'era pong, scritto qualcosa? no, io volevo giusto così Di. provare a leggere. Allora, innanzitutto sono arrivati, perché mentre Tania parla, mentre poi vi scambiate pareri su questi aspetti, la gente continua a scrivere e quindi magari neanche ascolta più pur di scrivere il proprio pensiero. Non so, dai complimenti che vari che sono arrivati a Tania, grazie a Tania, complimenti, ti sto Ancora conoscendo non siamo ora. nel Sono flusso, ora ti prego, non quelli, non reagiamo ancora. felice di aver accettato questo coinvolgimento, molto stimolante. Poi Per c'è me un... la tuta dice come dentro Ecco. fuori, vero? Se Sì. riusciamo a superare il grado di separazione che c'è con noi stessi, riusciamo a superare il grado di separazione che c'è con gli altri. Paradossalmente, quando tu mi dici che abbiamo imparato a ritornare a essere in connessione, a sentirci in connessione con noi stessi, beh, questo proprio dovrebbe aiutarti a entrare più facilmente in connessione con gli altri, perché se tu hai ritrovato quella pace dell'anima, diceva Gandhi, quell'armonia interiore, tu ti senti un tutt'uno in armonia con tutto, cioè non hai dei vuoti da colmare, non vai nelle relazioni per avere qualcosa, ma sei già talmente piena di te che tu vai per dare. Poi ripeto, no, ripeto, mi hai fatto riflettere su una cosa e io spero adesso entriamo anche in un momento di scrittura vostra individuale. Talvolta ci troviamo a ripetere dei copioni. A giocare sempre dei ruoli, gli stessi ruoli, no? Shakespeare diceva, tutta la vita è una messa in scena, dove noi indossiamo vari ruoli e interpretiamo diversi atti. E se la nostra vita fosse veramente una continua messa in scena, un film, una trama fatta di più eventi, storie. Quali sono i ruoli che interpretiamo più spesso? Questa è una domanda interessante. E me lo sto dicendo da sola che è interessante. Ditemi voi se è interessante. Questa è una domanda interessante. È bellì. Me la suono e me la canto. Grazie Emanuele, grazie Davide. E quindi, se la vita, ridico, se la vita è veramente una messa in scena ed è un susseguirsi, di trame che si avvicendano, si alternano, possiamo rintracciare delle trame che viviamo con più frequenza, dei ruoli che ricopriamo più e più volte. Cioè, mi trovo sempre nelle relazioni a essere così. Non lo so, a interpretare questo ruolo. Quali sono i ruoli che interpreti con maggior frequenza? E altra domanda, quali bisogni soddisfi interpretando quei ruoli? Perché c'è sempre un'intenzione positiva dietro ogni nostra azione. Io me voglio bene fondamentalmente e se faccio qualcosa è brutto da dire, ma è per trovare piacere, soddisfazione. E il bisogno lo dobbiamo rintracciare, quello che stiamo soddisfacendo nel darci sempre in quel modo, nel ritrovarci sempre in quel ruolo nelle relazioni. Perché una volta che l'abbiamo scoperto, lo vediamo in faccia e diciamo, voglio continuare a soddisfarlo, che bello, non mi sento più in gabbia in quel ruolo. Scelgo di continuare a portarlo perché quel bisogno è soddisfatto e ne sono felice.
non mi sento che altri mi relegano sempre a quel ruolo. Ed è una domanda che ci siamo fatti tutti, anche io, che sono un po' buffoncella, mi sono più volte detta, ma posso permettermi di essere triste in una relazione? Sarò amata ancora? Tania è quella che fa ridere, Tania è quella che porta allegria, energia, e mica può andare in una relazione per chiedere energia ad altri. Ci ho provato con le più intime, le persone più intime lo faccio, perché non si è sempre wow. È la nostra verità che deve andare avanti. Il che non significa che quando ho delle emozioni negative o sono stanca o sono stressata devo fare yeah o devo piangere. Dico esattamente come mi sento. Apro il dialogo autentico e permetto anche all'altro di svelarsi per chi è. E questo è un incontro di scambio umano tra persone, non più relazioni come ci vogliono adesso, la mercificazione, oggetto, tu mi servi a, ok? Con te dovevo fare quello. No, non mi servi a niente. Io sono qui con te e ciò che sarò grazie a te in questa relazione lo scoprirò strada facendo in base a quello che ci doneremo e vorremo scambiare. E quindi è un incontro veramente interpersonale. Soggetto, io vengo qui con le mie luci e anche le mie ombre, le mie forze e anche le mie fragilità e permetto a te di fare lo stesso, perché mentre io mi svelo, permetto a te di svelarti. Non lo so se avete... Tania, no, io innanzitutto, visto che avevi snobbato la mia domanda... faccio il multità... No, adesso rispondo a te. No. No, però in realtà voglio dire che in parte mi hai risposto, cioè in realtà forse non l'hai voluto. Guarda, che Davide, non provocare Tania, Davide, non provocare Tania che ti... lo sai, è un fuoco. No, ma guarda, in realtà con questo tu hai quasi risposto alla mia domanda, che era legata al fatto, in un momento difficile come questo, come poter coltivare il proprio essere, tirar fuori i propri veri talenti, i propri doni, eccetera, che è l'argomento e il tema di oggi. In realtà mi hai risposto. Cioè, qual è la risposta che ti è arrivata? Ecco, la risposta che mi è arrivata è quella del dono. Il fatto di donarsi agli altri. Come dire, io non posso aspettare di essere perfetto, capire chi sono, qual è il mio vero essere, per donarmi agli altri. Ma secondo me in questo momento difficile, dove magari anche ci troviamo a relazionarci anche con una sola persona, che può essere la propria moglie, il proprio marito, il proprio collega anche a distanza, eccetera, eccetera, anche se non siamo al meglio, cominciare dal donare. Probabilmente se facciamo un percorso anche contrario, questa è una risposta che mi sono dato, cioè cominciamo a donarci e probabilmente nel donarci scopriremo qualcosa di vero di noi, attiveremo quella parte legata al nostro vero essere che viene fuori. Non so se mi sono spiegato, cioè magari, come dire, se siamo in difficoltà, se siamo tra virgolette un po' infelici e un po' giù, dedichiamoci a qualcuno che è più infelice di noi per poter migliorare la nostra felicità. Guarda, è anche una strategia che molti adottano, cioè di darsi al volontariato per sentirsi amabili. Diciamo che quello non colma, bisogna essere amabili prima di tutto ai nostri occhi. Io non posso amarmi perché divento amabile per qualcun altro. Se manca l'amore nei miei confronti e quindi non sono mossa, non sono indulgente, ma l'amore di più non è essere indulgenti. Se non riesco ad amarmi in tutte le mie sfaccettature, anche nelle mie ombre, nelle mie imperfezioni, anche nel mio aver capito che io ho bisogno di essere vista, riconosciuta ed amata, ok, un pochino dipendo da questa cosa qui, ok? Non riesco a produrre amore in me, non so se mi spiego. Questo. Grazie Tania, io vabbè, in realtà qualche complimento l'ho ricevuto nella chat rispetto al mio intervento, però va bene lo stesso. Allora vediamo un po' che cosa dicono anche gli altri. Guarda, ci sono veramente tanti top, bravissima Tania, non siamo robot. Allora c'è una testimonianza anche da parte di Alessandra Strafile, ora ci arriviamo subito. C'è una domanda di Manuela Mirabile che chiede un percorso, se puoi suggerire un percorso di conoscenza di sé
che sia la base del proprio benessere e quello degli altri. Dice, che esercizi consigli? Adesso entriamo allora, entriamo. Cioè, poi ci sono tanti altri, io direi ci sono tanti altri interventi, tante altre considerazioni, però siccome è difficile leggerle tutte, chi ci chiede particolarmente a esprimere il proprio pensiero, anzi lo incoraggiamo a intervenire dal vivo, quindi proprio con voce e faccia. Sì, grazie, anzi, sì, grazie. Diamo la parola ad Alessandra, che dici? Sì, io ci metto un secondo, giusto sfrutto l'occasione di essere on air con Tania, perché lei nella sua totale autenticità e integrità sembra, è la persona più modesta di questo mondo e quindi sembra, fa cadere tutto come se fosse naturale, spontaneo, e invece noi sappiamo, noi professionisti di questa professione, appunto, scusate il bisticcio di parole, quanto l'autenticità anche tra di noi sia rara e quindi benvenuta. E ne approfitto anche per ringraziare Tania di aver saputo vedere le mie ombre in un momento particolarmente impegnativo della mia vita, e quindi è una testimonianza di concretezza e di realismo tra quello che lei dice e la filosofia che professa e come agisce poi nella vita di tutti i giorni. Quindi la ringrazio per aver legittimato queste mie ombre, e guarda caso il giorno che abbiamo trovato il tempo e la volontà e il modo di avere uno scambio alla pari, e quindi che lei ha legittimato e mi ha portato a legittimare queste ombre, è stato proprio il giorno che ha segnato la mia resurrezione. Quindi ti voglio bene, Tania, grazie. Alessandra, che dirti? Grazie per la vita, lo sai. Ci siamo incontrate in una maniera più profonda, no? In quel momento ci siamo concesse il lusso di essere noi stesse. Io anche disorientata di fronte a cotanta autenticità da parte tua, e quindi nessuno si è sconquassato di niente, eravamo lì a manifestare noi stesse nel modo più autentico, accorato e amorevole, eravamo l'una per l'altra, nel senso che non sapevamo come sarebbe finito dopo quel caffè, non ci interessava saperlo, eravamo in quel momento, in quello scambio, e quindi grazie davvero anche di queste tue parole, tu che sei una stra professionistissimerrima. Poi è sempre così, no? È il ciabattino che va con le scarpe rotte, ma quanti limiti anche io devo ringraziare Roberto che ogni volta me sconfina, me fa allargare la zona di comfort, no? Perché anche io mi siedo sulle cose che so fare e che padroneggio meglio, e lui andiamo in diretta online, non l'ho mai fatto, non me frega niente, andiamo in diretta e tu sei la seconda, no, seconda, vabbè, la terza, tante possino. Ma è per gli altri, allora quando mi dice per gli altri, tacche, super... Vedi che allora stai avvallando la teoria di Davide, che darsi a qualcuno che ha più bisogno di noi ci spinge e ci rinforza. Il contributo di essere la reciprocità, il dono della reciprocità è questo. L'identità sociale, tutti noi vogliamo diciamo fare cose significative. Il significato delle cose che facciamo lo attribuiamo noi, le cose di per sé sono neutre, siamo noi che gli assegniamo, gli associamo un significato, e quello mi immette nel darmi a quella cosa in un modo motivante, che ho voglia, desiderio, che palle me cade imposto dall'alto. Qualsiasi cosa, anche i famosi devo fare questo, devo lavorare, devo andare a prendere i figli a scuola, se riuscissimo ad attribuirgli un significato ci riconnetti a noi stessi, quindi non devo andare a prendere i figli a scuola, perché nessuno ti obbliga, hai tante alternative, manda tuo marito, manda una persona a pagamento con una macchina, un tassista, ma si dice 3.000 possibilità abbiamo, ok? Anche lasciarli là a scuola. E perché allora? Tania, scusa, ma mi tocca fare questa parte. Poi si sa, quando si dialoga fra donne, sì, si tira avanti per le lunghe. Sì. Sono le 16:25. No, ci avevi promesso un esercizio, quindi sì, vorrei... più di uno. Farlo. Allora, quello di prima ve lo potete... ok?
far emergere i ruoli che interpretiamo con più frequenza e quali bisogni andiamo a soddisfare interpretando quel ruolo della croce rossina, dell'essere sempre felice, del tirare sulle amiche, dell'essere quella non lo so, e quali bisogni soddisfa è una cosa già carina da capire. E poi chiederci quali altri ruoli mi piacerebbe interpretare che ancora non mi sono dato il permesso di interpretare. È uscire, no, dai ruoli in cui ci siamo confinate e che in maniera quasi automatica replichiamo, e chiederci quali altri ruoli mi piacerebbe interpretare. Un altro esercizio che vi do così e potete fare in un altro momento, perché adesso ne andremo a fare un altro qui insieme, un po' più, ancora più focalizzato sui valori, mi è entrato un attimo lo switch di un'altra lingua, ok? Un altro esercizio è creare un sole con dei raggi, mettere al centro il vostro nome e come titolo di questa bellissima opera d'arte che andate a realizzare è Chi sono io? E con un'associazione libera di parole, per quelle che vi vengono in mente, fatele fluire e poi bloccatele sulla carta, riempite questi raggi, createne di nuovi, aggiungete tutte le parole che vi vengono in mente quando leggete il vostro nome. E quindi, Emanuela, metto al centro, quale parole mi vengono in mente? A Emanuela, attenzione, Davide, Marco, William, Angela, tutte quelle paroline è ciò che siete, non ciò che volete diventare. In parte vedrete che ci saranno delle luci là dentro, delle vostre qualità, dei vostri pregi, o potranno esserci anche delle vostre ombre, no? Degli aspetti di voi che non è che vi piace molto vedere associata al vostro nome, ma partite dall'idea che siete sempre voi a scegliere a quale raggio assegnare maggiore luminosità, dove puntare la vostra attenzione. Se vi piacciono dei raggi in particolare, coltivate quei raggi là, portateli a diventare altri soli, da quelli illuminate altri pianeti, e più rendete luminose le vostre luci, più le vostre ombre si affievoliranno, ok? Altra cosa, dopo aver disegnato questo cuore, questo sole, c'è un'altra domanda carina che potreste farvi e che vi chiedo di segnarvi. Qual è la cosa più bella che potreste scoprire su voi stessi e che ancora non siete? Ok, io su questo sole ho messo ciò che sono, ma mi voglio far guidare, voglio portare avanti una ricerca, voglio andare in esplorazione di quelle parti di me che sento che ci sono dentro di me, ancora non hanno trovato voce, non hanno trovato la libertà di esprimersi, non gli ho dato la libertà di esprimersi perché sto interpretando sempre dei copioni. Non mi sto permettendo di tirar fuori, portare alla luce me stesso. Quindi, quali parti di voi o quali nuove scoperte potreste fare, vi piacerebbe fare su di voi rispetto a chi volete essere e ancora non siete, chi potete essere? E questo è come dire, iniziare anche ad avere una visione di sé. Mi piacerebbe essere e diventare. E poi mettersi all'opera con quello che già vi contraddistingue, con quello che già avete di buono, di forte, le vostre unicità, per diventare quella persona lì. Come dice Alessandra, non è tutto immediato, iniziamo quantomeno a costruire una visione di noi che ci soddisfi ancora di più. Ci sono delle parti che vorremmo contenere, delle parti che vorremmo ingrandire di noi e irrobustire, delle parti che vogliamo aggiungere, magari lasciandoci ispirare anche dagli altri, e quel qualcosa che avete notato nell'altro e vi piace. Se vi piace, perché le vostre antennine sono familiari a quell'aspetto lì è anche in voi. Quindi siete già a metà dell'opera, è in voi, ha bisogno solo di essere tirato fuori, ci dovete credere, iniziate ad allenarlo. Perché sennò è difficile che riconosciamo in altri parti che non ci appartengono. Ora,
andiamo sui valori. I valori sono ciò che per noi è importante. Sapete da cosa li riconoscete? Anche da questo periodo di crisi, in cui non ci è permesso tutto. La nostra libertà è un po' limitata, anche se dentro possiamo essere liberi di pensare quello che vogliamo, le nostre scelte possono essere prese, poi le attueremo in un modo un po' condizionato, rispettando le regole. Pensate anche a questo periodo. Cos'è che vi manca più di tutto? Qualcosa che per voi è importante, è prezioso e vi è stato sottratto. Questo è già un modo per rintracciare i vostri valori. Un altro modo? Cos'è che vi fa arrabbiare? Quella cosa che quando me la toccano hanno dato un pizzico fortissimo, mi hanno dato un pizzico, mi hanno tolto mezzo braccio, mi hanno tolto ossigeno. Cos'è che vi fa arrabbiare? Quella cosa che quando ve la tradiscono nell'amicizia, guarda, tutto, da un amico, ma non che... La Nutella, per esempio. Mi tolga la Nutella, ecco, questo è un valore, il valore della Nutella. Quando avete... Volete fare adesso questo esercizio? Vi va? Lo state facendo, rintracciare i vostri valori? Lo volete fare adesso? Potete aprire i microfoni? Davide, sì. Siamo un po' lunghi coi tempi, dice Alessandra. Ok, segnatevi allora. Ancora una mezz'ora ce la possiamo anche dedicare, poi... Tirate giù, dai, dei vostri valori. Allora, cosa è importante per me? Se non vi viene in mente, pensando in maniera troppo astratta, la nostra mente, quando diciamo la nostra attenzione è più direzionata, si focalizza su qualcosa in particolare, ecco che riesce a essere anche, a stimolare la nostra creatività, essere generativa. Allora, pensate al contesto lavoro. Cos'è per voi importante? Cos'è che vi soddisfa realizzare lì dentro, al lavoro? Pensate alla famiglia e poi pensate alle relazioni amicali e poi pensate alla coppia. Cos'è che mi piace realizzare lì dentro? Cos'è importante per me avere lì dentro? Avere nel senso di realizzare, ok? Quell'ingrediente che cerco perché mi soddisfa, che non solo voglio dall'altro, faccio di tutto perché si realizzi dentro quella cornice, quel contesto. Quindi pensate per contesti. Ancora, potete andare in maniera positiva, già diretti con la domanda cos'è per me importante, o cosa mi fa arrabbiare nel lavoro, nelle amicizie, in coppia, quando sento che è tradito cosa. Mi arrabbio quando? Ecco, quando c'è l'arrabbiatura e quando qualcosa viene importante per me viene tradito, viene a mancare. Ci sono delle domande, Davide? Ecco, aspetta che mi sono riattivato il microfono. Guarda, no, ci sono già delle risposte. Cioè, sto scrivendo connessione empatica, comprensione, innovazione, l'ascolto. E poi Viviana dice, in ciascuno di questi ambiti avere lo spazio di esprimersi, di essere se stessi, questo in tutti i contesti. Diversamente mi sento soffocare. Ok, grazie a voi. E qui dice la famiglia, insomma, sto andando indietro adesso con le... Il lavoro quando i colleghi approfittano della mia disponibilità. Ok, usciamo dalla cornice della scarsità, entriamo in quella dell'abbondanza. Quindi, che significa... Approfitto della mia disponibilità significa cosa, Manuela? Quando? Me lo spieghi? Manuela, ti va di intervenire a voce? Manuela. Sì, Manuela dice, mi arrabbio al lavoro quando i colleghi approfittano della mia disponibilità. Sì. Questo qui? Tania? Ehi Manu, ciao! Ciao Tania! Ciao, ben trovata! Non mi faccio vedere perché sono in condizioni impietose, evitiamo! E sei più buona, figurati che dovremmo dire noi! Detto ciò,
mi permetto di fare così perché la conosco, ragazzi. Siamo amiche, siamo amiche. Ecco, è vero che do un tu rispettoso a tutti e mi prendo più confidenze di quelle che gli altri mi danno, però Manuela, quando ad esempio, per capire, no? Perché diciamo ci dobbiamo arrivare al valore per te importante, quando sì. accade questo, cioè sì. quando i colleghi approfittano della mia disponibilità, sì. com'è quindi che vedi tradito? Allora, innanzitutto la cosa che mi fa incavolare di più è che non riesco poi a dirlo. Cioè, io soffro dentro, diciamo così. Quindi, capisco che loro spesso approfittano del fatto che sono più disponibile, che non in realtà mi vanno bene molte cose, apparentemente, ma nel momento in cui lo devo esprimere per evitare conflitti, per evitare... tensioni, per evitare problematiche, me le tengo dentro, me le porto a casa. Ok. È una cosa che mi fa incavolare terribilmente con e me stessa. Che ti cavoli? Sei tu a scegliere. Se te... Allora, pro e contro, va alla vecchia maniera, no? Manu, cioè alla fine i benefici che ti porti a casa continuando a comportarti così. Adesso sono pochi. Certo. No, tu hai detto che sono pochi, ne sono abbastanza, cioè me li hai elencati, non sono uno, non sono, ma non è il poco o molto. No, poco per me stesso, nel senso che comunque quindi, non sono soddisfatta, capito Tania? Cioè arrivo ad un punto in cui dico preferisco cambiare lavoro, ne abbiamo anche parlato di questa cosa, preferisco cambiare lavoro, trovare un'altra attività che non magari affrontare determinate problematiche che ci sono, capito? Allora, Manu, il discorso è quello, e grazie di starmi, di parlarci col cuore, siamo in intimità. Quando c'è questo tuo bisogno di evitare il conflitto, no? Sì. Perché sei convinta? Hai creato un nesso, una causalità tra se parlo, creo il conflitto, ma nessuno ci garantisce che sia così. Sei certa che se parli crei il conflitto? Beh, direi di sì, conoscendo i soggetti, sì. Conoscendo chi mi sta di fronte, sì. Nel senso che tu non puoi mai dire quello che pensi o è quando lo dici in un certo modo che fa scattare il conflitto? No, probabilmente dovrei modulare il modo in cui dirlo. Cioè, sono convinta che se lo dovessi dire quello che realmente vorrei dire, lo direi forse in maniera irruenta, magari e quindi creerei comunque un conflitto, penso. Poi magari non è neanche così, è una paura mia, è una... Se tu ti conosci, li conosci e hai già detto che probabilmente se riesci a superare quella resistenza iniziale di non parlare e parli, se ti lasci andare all'impulso, a ciò che hai nelle viscere, esatto. Non necessariamente vai verso, ma vai contro. Perché alla fine essere autentici non significa andare contro, anzi è un dono l'autenticità. Per metterla a favore dell'altro, oltre che di se stessi, deve essere sempre rispettosa, no? Quindi quando conosciamo l'altro sappiamo quando iniziamo a mancarle di rispetto, generalmente possiamo avere degli standard per tutti, quando praticamente no, siamo rispettosi e quando no lo sappiamo. Quindi è un discorso di come tu dicevi, modulare sì, e di trovare quella intensità di essere autentica, chiamiamola intensità, quella modalità di essere autentica e rispettosa allo stesso tempo, che ti faccia sentire soddisfatta di te perché finalmente non ho dovuto ingoiare pure questa e quindi non ti senti in colpa di esserti tradita, perché non ti sei tradita. Finalmente mi sono rispettata. E ho parlato, cavolo, sono riuscita anche a farlo in un modo rispettoso dell'altro, perché il tuo obiettivo è evitare il conflitto,
e tu sai quali sono le condizioni che ti portano ad avere un conflitto. Sì, sì, sì. Quindi... No, ma infatti è una questione di esercizio, come dici tu, cioè a piccoli passi, però bisogna sempre cercare di rispettare se stessi, perché non ha senso poi portarsi dentro rancori, rabbia, è così. Frustrazioni. È così, anche perché se tu non sai... È un esercizio che piano piano bisogna imparare a fare, certo. Anche grazie Emanuela, grazie. Grazie. Grazie mille, è stato molto bello come scambio. Mi piaceva questo di Angelo che dice, quando scopri cosa vorresti essere, ma non puoi farlo perché sei legato alla famiglia, ai figli, agli impegni già presi nel cammino della tua vita, insomma ti rendi conto che non puoi farlo, che cosa fai? Angelo, mi sembra la posta di cuore, è troppo forte in questo momento. Allora, Angelo, ti possiamo vedere? È uno dei timidi. Ah, ok. Angelo, per carità, no, allora. Allora, quando scopri cosa vorresti essere, ma non... No, in realtà mi sono messo. Eccomi. Ciao, Angelo, grazie di partecipare attivamente e di non essere solo un vestito su una sedia. Magari stai sdraiato dal letto, noi non lo sappiamo. O stai alla scrivania e stai a lavorare come Angelo. Ho acceso la telecamera. Ah, no, ma figurati, non ti vediamo. Ma, grazie. Ah, ti eravamo salutati. Angelo. Eccomi. E com'è il fatto? Stai vivendo... Cosa? Stai vivendo la vita di qualcun altro? Senti di star vivendo una vita di qualcun altro e che la tua vita è in stand-by adesso? Ma non solo la mia, anche sento negli amici tante volte dicono che avrebbero voluto vivere un'altra vita, però legati ormai dopo aver costruito un certo cammino nella vita, ti accorgi che vorresti un altro tipo di vita, ma sei legato a quello che hai già preso e non puoi farlo. È un percorso quello che tu mi dici, è la ricerca della propria vocazione, come posso realizzare me stesso, in che termini, a quali progetti posso dare vita, perché realizzare se stessi può diventare appunto, come dire, un qualcosa di tangibile, un vero e proprio progetto di vita, divento anche nel lavoro, mi fa fare scelte completamente diverse o mi fa fare delle aggiunte alla vita che faccio adesso. Cioè ci sono persone che possono realizzare se stesse senza stravolgere ciò che fanno, ciò che già sono, ciò che hanno. Non so se mi spiego. Magari integrando delle cose che appartengono a quella vita che hanno, no, ideato, immaginato come fonte di maggior benessere, integrando quegli ingredienti che si rintracciano in quell'idea di vita, ok, che più mi riflette nella vita di oggi. Non so se mi sono spiegata, non credo. Allora, non è che dobbiamo sempre stravolgere tutto, nel senso, tu solo sai di che tipo di soddisfazione oggi ti nutri e che di che tipo di cambiamenti di vita parli, e rimango nel generale perché siamo appunto non in un percorso one to one, no? Ma se rimani sul disincanto, sono disilluso, non posso fare più niente, ormai la mia vita me la sono giocata. Se proprio questo è il pensiero, che non lo so se è quello corretto. No. Il pensiero non è quello. Il pensiero è che magari hai fatto un bel percorso di vita. Okay. L'hai fatto, lo vivi bene, stai bene, tutto. Però forse può essere anche un discorso di maturazione, di crescita, di volere. Questo volersi nutrire di benessere all'interno di se stessi, no? Perché io sono una di quelle persone molto positive, quindi cerco sempre di nutrirmi di benessere, cerco sempre di stare bene con me stesso, cerco di prendere tutto il meglio della vita. Quindi questa crescita poi ti porta anche a volere magari di trovarti non più nel tuo paese, ma di andare a vivere in una grandissima città,
però tutto questo non puoi adesso farlo perché hai una famiglia, perché hai, cioè, spostarsi con tutta la famiglia non è facile, anche perché hai un figlio che ormai ha già iniziato gli studi qui e quindi non vorresti portarlo in un'altra città e farlo ricominciare da capo perché magari si è fatto già l'amicizia, cioè, nel senso che sei legato a questa terra perché hai costruito, ma nello stesso tempo questo aver costruito vorresti ancora di più e quindi vivere ancora meglio il benessere che tu provi dentro. Tra l'altro, Angelo, ti appoggia anche Riccardo, a cui non basta vivere una sola vita. Dice che per alcuni può essere anche troppa una vita. Invece a me non ne bastano tre con tutte le cose che vorrebbe fare lui. Quindi, ecco, siete in due, sei in buona compagnia. Ma infatti si possono vivere più vite in una. Io sono la mia terza vita di rinascita. Se si ha il coraggio di fare dei cambiamenti, sapendo che ogni volta che spostiamo dei nostri equilibri, tocchiamo anche gli equilibri degli altri. Quindi dobbiamo valutare, è qui che i nostri valori ci entrano in aiuto, perché ci sono dei valori che possono entrare in conflitto, no? Per dire, qual è il valore della scelta del vivere, qual è il valore che ti porta a scegliere di vivere in un'altra città o in una metropoli? Tu sai dirti qual è il valore che vuoi che realizzi con questa scelta? Qualcosa che riesci a realizzare che per te è importante, che ti nutre nel profondo? Secondo me, Tania... Dai, parli tu. No, sì, parlo io, perché secondo me adesso noi a fine di questo incontro lasciamo il cellulare di Tania e potete proseguire fino a mezzanotte nel dialogo, nello scambio individuale, perché diciamo che siamo un po' addirittura d'arrivo, dobbiamo arrivare verso... Allora gli lascio delle riflessioni, lasciate dei riferimenti perché poi diventa un discorso, gli lascio delle riflessioni soltanto. Allora, ogni volta che ci diamo un obiettivo, ogni volta che c'è un desiderio, ogni volta che stiamo per prendere una scelta, se sono scelte che ci riflettono appieno, riflettono il nostro vero sé, c'è un valore importante per noi, qualcosa che ci soddisfa realizzare, ok? I valori sono tanti quelli che ci guidano, il nucleo fondamentale per ognuno di noi sono 6-7 valori. Questi valori possono anche entrare in conflitto, quindi bisogna avere una gerarchia dei valori. Io sono rientrata a Bari perché la mia piramide valoriale si era rovesciata, aveva cambiato, laddove alla base, prima la punta c'era ambizione, voglia di realizzarsi professionalmente, quindi Milano, Master Milano, ok? Poi c'è stato un riequilibrio, balance vita-lavoro, ok? E quindi mi sono riavvicinata ai miei e ho scelto una qualità della vita che Bari mi consente di avere. I valori si cambiano nelle loro posizioni, quelli solidi rimangono gli stessi, ma acquisiscono posizioni diverse e dare una priorità ai valori significa che tu hai ben chiaro che quella scelta che stai prendendo oggi soddisfa quel tuo valore più importante che sta in alto, ok? E lascia leggermente insoddisfatto quel valore sotto. Poi si potrebbe anche riflettere su, con la testa, perché i valori, qualcosa che è nel cuore, c'è la possibilità di soddisfare entrambi, c'è la possibilità di trovare una soluzione che medi per viverli entrambi, se li volessi mettere allo stesso livello, come potrei avvicinarmi a vivere questo valore? Non nel modo in cui me l'ero immaginato, perché lì stai ragionando solo o così o niente, no? Magari c'erano gli ingredienti, ci sono degli ingredienti, delle condizioni che ti possono permettere di vivere quel valore che ancora non hai individuato, magari individerai, che ti porta a vivere in una grande città, lo puoi vivere in altro modo, ma comunque puoi entrare in contatto con quel valore e viverlo e star bene. Non so se mi sono spiegata, Angelo. Credo di sì, Tania. Io... È così? Angelo, se vuoi attivare il microfono per una veloce replica a Tania. Angelo, se vuoi però... È così? Ok.
Sì, io direi che comunque, okay. Guarda, è troppo facile abbandonare la nave, no? Uno quando si rende conto che non era la vita che avrebbe voluto vivere o comunque vive in una situazione dove gli mancano alcune cose, la cosa più facile da fare è abbandonare tutto, e però è troppo facile probabilmente. Probabilmente è meglio invece... No, da... ti interrompo, scusa, mi è piaciuta la risposta di Tania, nel senso che uno deve individuare quello che veramente cioè, desidera e viverlo nella stessa vita con cui sta vivendo, quindi abbinare tutte e due le cose senza tralasciare l'altra. Chiara, Tania mi è stata molto d'aiuto, quindi era questa la risposta che non ero arrivato a realizzare nella mia riflessione di vita. Mi accorgo che la risposta giusta è quella di Tania. Quindi capire effettivamente cosa mi fa piacere, cosa desidero viverlo, e quindi capire se si può abbinare con la vita che io vivo adesso. Grazie mille, Tania. Grazie mille, Davide. Grazie a te. Ritrovare i propri valori e trovare dei criteri nel modo in cui li realizziamo, questo è importantissimo. Una volta aver trovato i valori nei vari contesti, nella famiglia, nel lavoro, nelle relazioni amicali, nella relazione di coppia, è importantissimo calarli nella realtà e trovare dei criteri di soddisfazione rispondendo a questa domanda: quando sento di soddisfarlo? In che modo, con che comportamenti lo realizzo? Cioè lì lo rendete concreto, lo traducete in azioni, in pensieri, in una modalità di saper essere, di andare, di entrare in quel contesto, di andare verso l'altro. Quando dico, quando faccio, quando penso, puntini puntini, in questo modo realizzo questo valore in questo contesto, nella relazione, nella famiglia. Perché se non ci diamo dei criteri di soddisfazione, resta un'ideologia, qualcosa di astratto. Che se io ti dico, quando è qualcosa di astratto, dico, prova a pensare a quella cosa che mi hai detto, a quel valore. Prova ad afferrare per mano qualcosa e a metterlo in un cesto. Se non ci riesci, non sai che prendere, non c'è una scenetta di vita che ti riporta alla concretizzazione di quel valore, non l'hai ancora realmente calato nella realtà e non sai quindi come produrlo. E quindi non sai come entrare in contatto con te e far parlare quel tuo vero sé. Insomma, stare bene, se non sappiamo come, quali condizioni ci rendono. Grazie Tania, bellissimo botta e risposta, grazie mille Angelo dell'intervento, e sono contento che tu abbia trovato delle risposte al tocco magico di Tania che ti ha ispirato in questo e ha ispirato credo molti di noi. Tania, io intanto vorrei che tu raccogliessi un pensiero conclusivo da lasciare ai partecipanti dell'incontro di oggi. Mentre raccogli le idee, leggo gli ultimi interventi che sono arrivati, che sono molto anche belli, profondi. No, io ho proprio un testo che voglio leggere, piccolo, tre righe. Ma se aspetti un attimo, te lo finisco giusto di leggere gli interventi degli altri. Allora, Graziano appoggia Angelo dicendo di consolarsi, perché lui dice che non più del 2% delle persone siano totalmente contente della vita che vivono. Quindi c'è comunque in questo equilibrio, che poi dice Carla, dice ecco l'equilibrio, quindi vivere comunque la nostra vita cercando i valori che vorremmo in altre vite, cerchiamo di ritrovarli in questa. Quindi... Posso, Davide, un attimo? Assolutamente. Vai. No, perché è importante, ritornando ai significati, una vita piena è una vita ricca di significato per noi, dove facciamo cose che per noi hanno un valore. Quindi imparare a tradurre anche quei ruoli che devo portare avanti, quelle scelte che mi trovo a dover portare avanti, talvolta provare a rileggerle e riparafrasarle in questo modo, tipo, devo lavare i piatti, ok, detto così, che pizza, ok, ma se io provassi a volgerlo e a dargli un significato che è mio, che parla al mio cuore, riesco a trovare un perché, traducendolo così, scelgo di lavare i piatti perché voglio, cioè ritrovare il perché, il valore di ciò che facciamo e proprio trovare la motivazione che ci spinge a farlo e riconnetterci con quello che stiamo facendo.
è trovare una libertà di scelta. Sono io che scelgo di lavare i piatti perché amo. Senti, Tania, la casa in ordine. Scusate. Tania, posso intervenire un secondo? Sì. Perché è da tempo, l'ho anche scritto a un certo punto. È interessante ogni volta che tu dici perché, il perché, il perché, il perché. Allora io dico una cosa, e bisogna lavare i piatti per chi? Cioè dobbiamo aggiungere sempre qualcuno a cui vogliamo donare quel gesto e aggiunge ancora un altro valore a quello che noi facciamo. Per chi? Vivo per chi, non perché. E questo è in sintonia con quello che tu hai detto, non lo contraddice quando hai parlato di dono. Quindi se io adesso riesco a dire sono qui in questo momento, per chi? E questo mi dà la missione, la vocazione, mi dà il di più per stare insieme agli altri. Sì. Tutto qui. D'altronde, Tania, il dono è quello che ci stai facendo tu a tutti nel donarti in queste due ore, donare le due ore del tuo prezioso tempo per tutti noi, quindi ti siamo grati di ciò. Grazie a voi, io è inutile dirvi che per me all'inizio pensavo nella mia mente di avere ancora due ore per fare una serie di cose che avevo in mente, ma io e il tempo non siamo mai andati d'accordo e questa è una mia fragilità e mi assumo la responsabilità di questa mia personalità. Pasquale dice, se unissimo il per chi e il perché, Pasquale vuoi intervenire perché tu sei non per niente un popò di coach e così puoi essere illuminante di ispirazione anche per altri. Così puoi rimandare anche tutti gli altri al prossimo incontro che no, è il tuo. Perché devo... Ah, va bene, sì, lo fai adesso e poi chiudo con il testo, giusto? Tania, l'ho fatta a te questa domanda perché sono convinto che tu possa darci una buonissima risposta. Ah, io pensavo fosse... No, io ti chiedo... No, era siccome avevo sentito il punto di vista tuo e di Roberto, allora ho pensato, e cosa accade se uniamo entrambe le cose, sia il per chi e il perché, il perché? E io ti rivolgo a te, dimmi un po', come la vedi tu? Io dico che unendo tutti e due i vostri punti di vista si crea una bella dose di valore aggiuntivo, piuttosto che escludere o il per chi o il perché. Io sono qui per chi e perché. Mi suonava bene, mi piaceva. È come dice la, non so chi, io te l'appoggio. Dobbiamo imparare a essere, quando siamo donativi siamo inclusivi. Non continuiamo a replicare la dicotomia. Ti amo o voglio essere amato? Mi amo o ti amo? Sono più su di me o sono più su di te? Perché sennò c'è quel rischio. Noi andiamoci cauti, tu sei già allenato, Roberto, sul dono, sull'essere per l'altro senza perdere di vista, tra virgolette, te stesso. Noi dobbiamo imparare, a volte siamo o tutto da un lato o tutto dall'altro. Grazie Pasquale, poi ti do la parola per il tranquilla, grazie. Invito al tuo incontro. E quindi la famosa, non è la famosa via di mezzo, è una sintesi alta ed altra tra me e te. C'è un noi in cui nel mentre io vengo verso di te, realizzo me stesso, dono a me stesso qualcosa. L'amore che dai, si dice, resta tuo per sempre. È qualcosa che non mi ha tolto, perché quando io mi incontro l'altro me stesso in quel noi, quel noi non distrugge me, ma si aggiunge nuove parti di me, si aggiungono grazie all'incontro con te, perché tu mi permetti di vedere cose di me anche belle, grazie a Dio, che io non conoscevo e le vedo grazie ai tuoi occhi oggi. Quindi dobbiamo essere inclusivi, ecco perché... basta sacrificare la nostra libertà, il voler individuare noi stessi, che bello, sacrificare tutto questo per appartenere. Ah, così sarò amato. Se mi omologo agli altri, se perpetuo i copioni sociali, se soggiaccio alle norme che altri mi danno, mi dicono di cosa posso, non posso fare, devo, non devo fare, sarò amato. No, cerchiamo di portare avanti l'individuazione di noi, la realizzazione di noi, quindi la libertà, l'autonomia e non l'appartenenza che è dipendenza.
neanche l'indipendenza, perché già c'è nell'autonomia, l'interdipendenza, diventiamo responsabili delle nostre scelte prese col cuore, cioè nel mentre io perseguo il mio bene, il mio benessere, realizzando la mia natura, soddisfacendo i miei bisogni, i miei valori, io mi divento dono per te, so responsabilmente che produco degli effetti anche nella tua vita. Se abbraccio una logica del bene, io produrrò e vorrò produrre degli effetti benefici nella tua vita. Non mi è indifferente come tu starai dopo le mie scelte, perché oggi l'abbiamo capito, è vita tua, vita mia e viceversa. A me interessa come tu ti comporti oggi, perché le tue scelte impattano anche nella mia vita. E da oggi a me deve interessare anche quelle, che tipo di conseguenze avranno nella tua vita le mie scelte. Finora ci eravamo visti separati. Abbiamo capito che siamo interconnessi, siamo un tutt'uno, siamo interdipendenti. Assumiamoci la responsabilità non solo del nostro benessere, del nostro, della nostra felicità, ma anche del benessere altrui, perché ciò ci riguarda. Vorrei finire con un ultimo testo di 4 righe, se siete ancora vivi. Ai 59 audaci che sono rimasti, rispetto a quelli di prima, spero che non siano andati via asciugati, me lo diranno, se sono amorevoli, dandomi un feedback che sia positivo per me su come migliorare, e non la verità sui denti a tutti i costi. Una verità che si abbraccia all'amore, ecco, vengo a dirti per te, perché ho a cuore il tuo miglioramento. Allora, il testo con cui vi vorrei lasciare è di Castanedas, e si intitola «Questa strada ha un cuore? Tutto è solo una strada tra tantissime possibili. Devi sempre tenere a mente che una strada è solo una strada. Se senti che non dovresti seguirla, non devi restare con essa a nessuna condizione. L'unica domanda da porsi è: questa strada ha un cuore? Se lo ha, la strada è buona. Se non lo ha, non serve a niente». Ecco, fatevi la domanda su ogni scelta che state per prendere, su ogni decisione, su ogni obiettivo che vi date, su ogni relazione che state per creare o che continuate a coltivare: questa relazione ha un cuore? C'è un perché mi interessa portarla avanti? È importante per me? Se c'è un cuore, allora è connesso ai vostri valori, state dando il meglio per voi. Io non so che dirvi, grazie della pazienza, della comprensione, dell'audacia, della... Possiamo applaudire. No, vai, apriamo i microfoni. Sì, accendiamo i microfoni, brava. Io mi leggerò con calma la chat, e sono a disposizione per rispondere a uno a uno. Questo è il dono che voglio fare, perché è brutto da dire, ma soddisfa il mio valore anche dell'eccellenza, nel senso che so di non aver dato il contributo migliore che avrei potuto dare, e quindi mi do una seconda chance per soddisfare le risposte rimaste inevase. Potete scrivermi coach@taniapedriccione.it, o potete scrivere ai 14 dicendo: ma